Sono Paolo Giura. E scendete dalla discesa, signor Giura. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Come andiamo? Bene. E allora? Bene. Bene, così. Bene. Non bene. Con la salute. Con la salute. Non sono dei momenti felicissimi, però assolutamente come no. Si dice, andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Allora, parliamo di queste mascherine. Lo facciamo subito? Sì. Ok. Intanto questo è il laboratorio, no? Dove voi avete la vostra attività di camiceria, no? Usualmente voi convenzionate camicie. Attività che momentaneamente purtroppo è chiusa. Non rientra tra le aperture momentaneamente? Si è chiusa da sola, signor Giura. Perché non potendo uscire dai vari comuni, certo. E la clientela essendo fuori sede, chi veniva a girare? Tutti magari dei comuni limitrofi, avete la maggioranza della clientela Soverato, fuori. Lamezia. E quindi siete rimasti bloccati comunque, sì, comunque. Al di là del fatto prima della decreto. Del decreto. Italia Rossa. E quindi vi siete fermati, però a un certo punto, qui ci sono dei tessuti, adesso ci direte come avete usato poi questi tessuti che servono per le camicie? Usualmente abbiamo usato solo i tessuti delle camicie. Perché queste mascherine sono fatte con i tessuti delle camicie? Questi erano i tessuti di tendenza di quest'estate. Ah, qual era? Quindi sono di tendenza. Questi qui. Erano pronti per poi quest'estate. Poi ci sono stati clienti che le hanno voluti di questo colore. Ne abbiamo fatte bianche, ne abbiamo fatte celesti, verdine. Ha scelto, ognuno sceglieva. Ma perché avete deciso di fare mascherine, di convertirvi momentaneamente in mascherine? Com'è nata la... Chi ha chiesto per prima a voi, mi date delle mascherine? Che cosa è successo? Ha chiesto un'operatrice sanitaria, no? L'idea è partita... Un'infermiera? Una caposala, e da questo spunto è partito tutto. Quindi ha detto, non abbiamo mascherine, non passiamo sperare. Il tempo... Dovete darci una mano. E quindi ci siamo cimentati in questa nuova produzione. E come avete... Vi siete... Avevamo un campione, poi un su campione. Internet ha voglia di trovare modelli, sì. Abbiamo trovato le misure adatte, il modo come si fanno... Perché? Poi ci mancava l'elastico e quindi abbiamo dovuto reperire no? L'azienda che fornisse l'elastico. Facilissimo. Però... Siete riusciti a trovare su internet abbiamo digitato elastico millimetri totto a Torino. In due giorni ce l'ha spedita. Eccezionale. Quindi... E la prima fornitura chi l'avete fatta? Al comune. Prima abbiamo soddisfatto il nostro comune. Poi dopo la prima fornitura e abbiamo... E il comune comunque vi ha retribuito per questo, ha deciso di retribuire. È partita con la donazione e poi ci ha retribuito, certo. Però, mi raccontavate prima, da quel momento in poi, qui... Ah, il comune di Caraffa. Anche? Sì. Da quel momento in poi tutti, c'è stato un passaparola, no? In paese, tutti i cittadini sono venuti a bussare da voi. Sì. Hanno saputo della questione. Pure clienti fuori sede. Hanno trovato il modo di farseli o portare dalla Corriere Amico o dall'amico che veniva a lavorare. Sì, sì. Però una parte... Donate. Perché chi bussava, chi ha bussato alla nostra porta, noi gliel'abbiamo donate. Avete l'associazione a chi, per esempio? All'Legambiente, e alla Protezione Civile. Poi associazioni volontariate. Sì, sì. Ne abbiamo fatte per l'Avis. Anche? Sì. A semplici cittadini, no? Sì. Eccoli qui. Cioè questi sono i tessuti delle camicie. Delle nostre camicie. Dovevano essere i tessuti. Quante mascherine avete fatto sino adesso? All'incirca. Un numero. 2000, 2005. No, di più. Di più? 3-4 mila. Avete fatto, non lo fate sì. Il calcolo quando ci lavorate solo? E no, perché, signor Giura, se citofono un amico certo. E mi dice, Maria, Caterina, me ne fai 20, e sono 20. Certo. Un giorno, l'accontate Pepe, il marito, una novantina, ad amici. Certo, e quanto tempo ci vuole fare una mascherina di questi?
2-3 minuti con l'attrezzatura. Vabbè, no, noi mettiamo a disposizione macchinari di alti livelli, con quindi due è più semplice, non le facciamo, sicuramente. Signor Giura. Cioè? Due cuciture, una all'andata e l'altra al ritorno. Sono due strati di tessuto uniti da una cucitura dal rovescio. Dal rovescio, poi viene girato tipo tasca, fatte le pieghe e messo gli elastici. Sono fatte le pieghe, messo. Sì. Chiaramente quando sono state fornite all'operatrice sanitaria loro mettevano una specie di filtro, sì, no? Sì. Un filtro davanti, qua, davanti. Per protezione. Queste sono le mascherine idonee per la popolazione, per andare a fare la spesa e poi si lava la sera e si riutilizza. Naturalmente si stropiccia perché è cotone, va stirata. E poi può essere lavata? Sì, assolutamente. Possono essere lavate. Io personalmente la lavo con le candeggine. Però la cosa interessante è che voi avete riconvertito momentaneamente la vostra attività. Speriamo per poco. Brava, speriamo per poco. Speriamo per poco. E io questo volevo dire. E lo avete fatto certo non per lucro. Assolutamente no. Perché questa non è una nuova attività, no. Fare le mascherine, assolutamente. Allora, noi ci siamo meravigliate quando il sindaco ci ha detto che ci sono i fondi proprio come ente. Quindi il sindaco ha detto no, io ve le retribuisco. Oppure il signore che ci conosce ci ha chiamato da Caraffa, dice ci sono i fondi. Però la maggior parte voi li avete donate e li avete regalate. Volentieri. E certo non è questo il futuro dell'azienda della camicetta. Assolutamente no. Noi vogliamo riprendere il nostro lavoro. Immediatamente. Con... Né tantomeno abbiamo... Anzi, abbiamo trovato il fornitore con come si chiama? Tessuto non tessuto per fare le mascherine. Avevamo pure contattato sì, per fare le mascherine quelle il professionale, però non ci è sempre stato il caso. Non era. A parte che non avevamo fondi da investire, però non è la nostra grande aspirazione. Da quanti anni voi ci siete come camiceria qui? Da 45 anni, sono 45 con mamma e papà, quindi con il vostro papà, sì, poi la vostra mamma che ancora continua l'attività, sì, con noi. Vi aiuta, insomma, molto. E poi voi avete creato questo laboratorio, e insomma è una bella attività, speriamo di poterla proseguire subito. Sì, È l'augurio più grande per noi e le nostre dipendenti. E intanto grazie per quello che state facendo, per tutti gli amici che si sono rivolti a voi e hanno avuto in dono queste mascherine. Grazie, buon lavoro, ci risentiamo con le camicie. Grazie a lei. Gentilissimo.